fino a due piccolissime puntualizzazioni da fare. Allora, relativamente alla questione che ha posto l'ex sindaco sui pareri dell'avvocatura, che in qualche modo sembrerebbero essere vincolanti, devo dire che non ho questa impressione, non penso nemmeno che sia sempre stato così, devo dire. Io in ogni caso penso che questa cosa determini una condizione di sostanziale irresponsabilità da parte dell'avvocatura, perché vede, signor sindaco, se noi sostenessimo che ogni parere dell'avvocatura è per lei vincolante, ci troveremmo in una strana asimmetria, che per lei questo è un vincolo, ma nel caso in cui, come Ribetti ha ben qui documentato, poi ci si trovi di fronte a delle sentenze che ribaltano il parere dell'avvocatura, ebbene a quel punto l'avvocatura non avrebbe alcuna responsabilità. Allora io credo che, se ben motivato il parere dell'amministrazione comunale, l'amministrazione possa differire il parere da quello che le viene inviato. Questa però è una scelta che richiede una forte motivazione, un indirizzo, una saggezza di comportamenti, ma io credo che possiate farlo se decidete di farlo. Credo che in passato in alcune occasioni sia avvenuto già così. Per quanto riguarda ciò che ha detto qui il segretario generale, che è davvero molto interessante, anche per molti aspetti stupefacente, mi permetto di dire questo: se esiste, signor segretario generale, una questione, come dire, di inquinamento ambientale, pare di capire dalle sue parole, beh, io credo che questa sia una situazione pesante, se si è verificata, se è come lei dice, se cioè i dirigenti non possano essere chiamati a responsabilità per le loro determinazioni. Intanto quanto viga in questo comune una sorta, come dire, di condizionamento ambientale per il quale il dirigente non assume piena autorevolezza e piena autonomia le decisioni, questa mi parrebbe una situazione che io francamente non ricordo di aver verificato, perlomeno nelle condizioni che lei qui pare delineare. E però sarebbe una condizione parecchio grave e francamente credo che un segretario generale, con la responsabilità che lei ha avuto per molto tempo, perché non solo era segretario generale, ha avuto anche importanti responsabilità di direzione dell'ente, se questo si fosse verificato, lei aveva il dovere di impedire che queste cose si verificassero. Aveva un ruolo specifico, se non l'ha fatto avrà avuto le sue motivazioni.